Live Social. Bentornati ancora una volta qui a Live Social. Vi ricordo il nostro hashtag, come sempre, interviste storie, e vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, perché è lì che troverete i video delle nostre interviste complete. Oggi trattiamo, direi, una tematica più che mai attuale. Ecco, parliamo un po' della situazione nella quale tutti noi, ecco, ci stiamo trovando in questo momento. Faremo anche un po' il punto della situazione per quanto riguarda ovviamente i decreti, ecco, ai quali dobbiamo attenerci. Quindi ne parleremo come sempre insieme ad un esperto del settore, in questo caso quindi immancabilmente un avvocato, ovvero il nostro ospite di oggi, l'avvocato Nicola Cassano, che saluto. Quindi salve avvocato, benvenuto ovviamente. Salve a tutti e grazie per avermi invitato. Grazie a lei avvocato per aver innanzitutto accolto il nostro invito. E quindi avvocato, io vorrei subito andare dritti al punto, ecco, del nostro discorso, dando uno sguardo, ecco, a quella che è la situazione attuale a livello di decreti ministeriali. Quindi innanzitutto, ecco, al momento, al giorno d'oggi, qual è la situazione? Cos'è che possiamo fare, cosa non possiamo fare, ecco? Ecco, allora, con questi decreti ministeriali che fino a qualche tempo fa erano atti riservati soltanto agli operatori del settore, adesso sono diventati, il termine, l'acronimo DPCM è diventato di uso comune nel linguaggio di ognuno di noi. L'ultimo è stato quello del 26 aprile, firmato dal Presidente Conte, il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha sostanzialmente ampliato leggermente quello che si poteva fare rispetto alla previgente normativa. Il tema che sta riscuotendo più interesse sui social sono che poi è la vera novità rispetto ai precedenti atti, è il tema delle visite ai congiunti. Sì. Quindi c'è stato grande dibattito su chi siano i congiunti, cosa si può fare, dove si può andare, chi sono i congiunti, e quindi questo è quello che sta creando maggiore interesse in questo momento, perché rispetto ai precedenti decreti è l'unico motivo aggiuntivo in più per il quale si può lasciare la propria applicazione. Oh, ecco, quindi la novità, l'unica novità, quella comunque sicuramente più sostanziale, è quella appunto del permesso, ecco, di visitare i propri congiunti, ma non si è, diciamo che tutti non hanno ancora ben chiaro, ecco, che cosa si intenda per congiunti, quindi possiamo andarlo a specificare, avvocato? Sì, assolutamente. Allora, diciamo innanzitutto che congiunti è un termine atecnico anche per il diritto, nel senso non è un termine che definisce, giuridico, certo, infatti. Perché il codice civile parla di parenti affini, nel codice penale c'è un po' ambiguo, diciamo, ecco. È un po' ambiguo, tant'è vero che il governo ha dovuto successivamente, data forse anche l'ampia mole di richieste che stava ricevendo, specificare cosa si intende per congiunti. In generale si intendono i parenti e affini entro il stesso grado giuridico, che non è il stesso grado come si intende normalmente, ma diciamo è un massimo entro i propri cugini di secondo grado, per farci capire. E in più, hanno specificato il governo, congiunti sono anche gli affetti stabili, quindi andiamo a includere fidanzati, addirittura anche amici. La cosa fondamentale è che lo spostamento dalla propria abitazione per raggiungere un congiunto deve avvenire all'interno della stessa regione, quando sono ancora vietati i movimenti interregionali per far visita ai congiunti, perché ci si può muovere tra le singole regioni soltanto per comprovate esigenze lavorative o di salute, non per far visita a un congiunto che magari vive in un'altra regione. Ah, ecco, quindi per congiunto, ecco, intendiamo un affetto stabile, anche in quel caso comunque può essere un po', come dire, difficile da interpretare anche come affetto stabile, ecco, ma quindi sia che si parli di fidanzati ma anche di amici, mi sembra di capire, ecco, potremo muoverci, ecco, per rivedere, ecco, dopo comunque tanto tempo, ecco, anche i nostri amici senza problemi, ecco, restando nella stessa regione ovviamente. Assolutamente sì, ovviamente se il comune nel quale ci muoviamo di partenza, il comune di destinazione, non sia un comune in zona rossa. Altra cosa importante che mi sembra opportuno sottolineare, perché è stata chiarita anche recentemente dal governo, che nell'autocertificazione, anche questa ormai fa parte del nostro linguaggio quotidiano, non bisognerà indicare né il nome del congiunto né il tipo di legame che si instaura con questa persona, basta semplicemente affermare che si stanno a fare visita a un prossimo congiunto, anche perché si immagini se oltre a indicare il nome bisognerebbe anche poi specificare il grado di affinità con questa persona, l'intensità del rapporto. Sì, sarebbe un po' complicato a livello interpersonale uno che tipo di amico è, bisogna dichiararlo e assumersene anche la responsabilità. Sarebbe anche difficile da accertare poi per chi di dovere, comunque, ecco, la sincerità, ecco, della certificazione, comunque, in un certo senso, ecco, questo non rischia di far sì che tante persone la prendano un po' come una scusa per iniziare a muoversi anche
senza una motivazione ben troppo valida, secondo lei, avvocato? Assolutamente sì, il rischio c'è, è chiaro che poi, soprattutto in questo momento di ambiguità, perché siamo alla fine della cosiddetta fase 1 e si dovrebbe iniziare il famoso periodo di convenzione con il virus, la fase di transizione tra una fase e l'altra comunque non può essere lasciata anche alla responsabilità di ognuno di noi, perché ovviamente lo Stato, metto anche nei panni di chi ha dovuto legiferare in questo periodo, non può andare a limitare né ulteriormente le libertà personali né andare a fare veramente da controllore su queste cose. Quindi in questo momento è fondamentale la responsabilità di ognuno di noi. Oh, ecco, quindi bisogna anche affidarsi al buon senso della popolazione, in un certo senso. Assolutamente sì. Come in ogni caso, come in ogni circostanza, il legislatore può arrivare fino ad un certo punto, regolare tutti gli aspetti della vita, soprattutto in un momento di emergenza come questo, è difficile. Allora, avvocato, io vorrei dare anche inevitabilmente uno sguardo al futuro. So che è un po' complicato, ecco, fare delle previsioni, perché insomma credo che sia complicato anche per chi deve cercare di regolare il tutto, a maggior ragione lo sarà per noi, insomma, dare una previsione futura. Ecco, però secondo lei, ecco, quali possono essere le evoluzioni future e soprattutto anche in quali, diciamo, tempistiche, ecco, in un certo senso? Allora, l'attuale DPCM, quello emanato il 26 aprile, l'ultimo, ha efficacia fino al 17 maggio. Ci sono state già delle piccole aperture su quello che potrebbe essere in futuro, come la riapertura di bar e ristoranti a partire dal 1 giugno, come la possibilità di spostarsi eventualmente anche tra le regioni per circostanze diverse rispetto a quelle attuali, e soprattutto la cosa che pare più importante è che probabilmente, sentendo anche le dichiarazioni del ministro dei rapporti con le regioni Boccia, la cosa che dovrebbe cambiare radicalmente la situazione attuale è una gradazione delle limitazioni in base alla singola regione, per cui una regione con un tasso di contagiosità e un tasso epidemiologico abbastanza alto avrà più restrizioni di una regione che è riuscita o dove comunque il contagio risulti più basso, anche perché tenga presente che ultimamente le singole regioni stanno iniziando ad andare un po' in ordine sparso già adesso, e quindi questo è un qualcosa che andrà assolutamente regolato, anche per evitare contrasti tra state regioni. Infatti. Oh, ecco, quindi questo, insomma, per quanto riguarda il futuro, ovviamente non possiamo dare informazioni certe, non potrebbe essere altrimenti, ecco, per quanto riguarda il futuro, però possiamo, insomma, direi che dobbiamo, più che possiamo, ecco, guardare al tutto con quantomeno con fiducia e con ottimismo, direi che è questo. Soprattutto, insomma, per le regioni con un basso tasso epidemiologico dovrebbe cambiare qualcosa in più. Oh, allora, avvocato, ovviamente era anche un po' complicato trattare una tematica, direi, molto molto vasta, ecco, in così poco tempo, però spero che siamo riusciti a dare delle informazioni importanti per chi ci sta ascoltando. Però per chi volesse magari approfondire insieme a lei il discorso, avvocato, come possiamo contattarla o comunque avere maggiori informazioni su di lei e sul suo studio? Ecco, ha un sito web, delle pagine social di riferimento? Allora, c'è una pagina social che ho aperto da poco, devo ringraziare chi mi segue, perché sta avendo già un discreto successo, dove mi stanno arrivando un sacco di richieste proprio anche su questo tema qua, che è una pagina su Instagram, Studio Legale Nicola Castano, dove tra l'altro ogni giorno diamo qualche piccolo aggiornamento, qualche piccola pillola in relazione sia al diritto che alla situazione attuale. Sono momenti che in divenire, quindi prevedere il presente e il futuro è difficilissimo, certo. Però ci possiamo provare. Perfetto, quindi lo ripeto, pagina Instagram Studio Legale Nicola Cassano, per chi volesse interfacciarsi con il nostro ospite. Io, arrivati a questo punto, ringrazio ovviamente il nostro ospite, appunto ringrazio l'avvocato Nicola Cassano, che però saluto, quindi grazie mille avvocato, è stato un piacere. Grazie a voi, un piacere mio. Grazie mille avvocato, ancora una volta, buona serata e buon lavoro, arrivederci.